Manutenzione ordinaria o straordinaria? Se desideri sostituire i tuoi vecchi infissi, è importante conoscere bene la differenza, per capire se puoi usufruire delle detrazioni fiscali, ma anche se ti servono dei permessi. Tutte le risposte nel video di oggi. Ciao, sono Edoardo, benvenuto o benvenuta su Windoblog. Se è la prima volta che ci vediamo e vuoi diventare un esperto sui serramenti in legno e alluminio, ricordati di iscriverti subito al canale YouTube e cliccare sulla campana, non perdere così i prossimi importanti aggiornamenti. Se intendi sostituire i tuoi vecchi serramenti, devi averlo ben chiaro. Qual è la differenza cioè fra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria? E come vengono classificati i lavori che intendi effettuare? Perché da questa classificazione dipende se puoi usufruire delle detrazioni fiscali, se ti servono dei permessi, quale la documentazione che devi presentare. Vediamo innanzitutto la differenza tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, così come definita dal testo unico dell'edilizia. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti. Tutti gli interventi quindi dettati dalla periodica manutenzione. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono invece le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. In questo caso si parla quindi di sostituzione o integrazione dell'esistente. Sembrerebbe quindi che la sostituzione e quindi anche degli infissi debbano rientrare fra i lavori di manutenzione straordinaria e come tale può essere effettuata solo previa autorizzazione, in seguito alla presentazione di una pratica edilizia. Le cose quindi si complicherebbero, oltre ad aumentare i costi. Ho una buona notizia per te. La semplice sostituzione dei tuoi serramenti non è da considerarsi manutenzione straordinaria, ma semplice manutenzione ordinaria. Lo chiarisce, senza ombra di dubbio, il glossario dell'edilizia libera, dove al punto 6 classifica come manutenzione ordinaria la riparazione, sostituzione o rinnovamento di edifici esterni ed interni. Quindi non deve presentare nessuna pratica edilizia, né deve attendere o richiedere autorizzazioni. Fatto salvo casi veramente specifici. Ad esempio, se la tua abitazione è un edificio storico sotto il controllo della Soprintendenza delle Belle Arti, o se abiti in un condominio dove è necessario l'approvazione del condominio stesso. Quindi, la sostituzione degli infissi è manutenzione ordinaria e non ti serve nessuna autorizzazione, ma c'è un problema. La guida dell'Agenzia delle Entrate riconosce la detrazione fiscale solo in 3 casi. Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Non nomina quindi la manutenzione ordinaria, dove rientra la sostituzione dei tuoi vecchi infissi. Houston, we have a problem. Assolutamente no, perché la stessa guida nelle pagine seguenti elenca, fra le opere di manutenzione straordinaria, anche la sostituzione degli infissi, purché avvenga con modifiche di materiale o tipologia di infisso. Devi installare cioè un prodotto migliorativo, cambiando eventualmente materiale, ma anche installando a parità di materiale un prodotto con prestazioni migliori rispetto al precedente infisso. Risolto il problema. Puoi quindi richiedere la detrazione fiscale. Ora sai che non ti serve nessuna autorizzazione per la semplice sostituzione dei tuoi vecchi infissi. Altra cosa, se intendi invece, ad esempio, allargare o restringere una finestra esistente, aprire una nuova finestra, cambiare la fonometria della facciata della tua abitazione, realizzare oltre alla sostituzione degli infissi anche un intervento edile o una ristrutturazione. In questo caso è ovviamente indispensabile presentare una pratica edilizia, appoggiandoti ad uno studio tecnico, ed ottenere così le relative autorizzazioni prima di realizzare l'intervento. Ora hai ben chiaro la differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria e sai come procedere per sostituire i tuoi vecchi infissi.
Se il video ti è piaciuto, metti un like, condividilo, fallo sapere a tutti. Per qualsiasi dubbio o chiarimento puoi lasciare il tuo commento. Ti risponderò volentieri. Per oggi è tutto. Ma prima di andartene ricordati di iscriverti subito al canale e suonare la campana. Grazie per avermi ascoltato. Ti aspetto nel prossimo video. A presto!